Negli anni 50 quasi nessuno smuove gli animi tanto quanto Bruno Gröning. Migliaia si rivolgono a lui da tutta la Germania. Continuamente stampa, radio e film riportano nuove guarigioni come avvenimenti sensazionali. Si scrivono molti libri su di lui. Medici e scienziati si occupano della questione e Gröning diventa un fenomeno. Tuttavia entra in conflitto con la legge sulla naturopatia e viene accusato di esercizio abusivo della medicina empirica. Alla fine viene assolto dalla colpa sulla base della sussistenza di un errore, ma tale assoluzione equivale ad un divieto di praticare guarigioni. Quindi fonda la Lega Gröning per operare in un contesto organizzato verificabile da chiunque e per parlare alle persone solo come oratore. Si fondano comunità in varie località, dove egli tiene delle conferenze in ambito più piccolo. Malgrado le continue testimonianze di guarigione, l'ordine dei medici continua ad essere più che scettico nei confronti del fenomeno Gröning. Non va bene, signora Weichel. Per niente. Temo non ci sia niente da fare. Ma no, ci deve essere qualcosa che si possa fare. Non voglio illuderla, signora. Dovrà conviverci. Mi dispiace. Continui con i farmaci. Potrà sopportare i dolori. Sa bene quanti effetti collaterali hanno quei farmaci. Non ce la faccio più. Miracoli non ne posso fare, signora. Per lei è facile, ma sa cosa significa per me? Ha mai sentito parlare di questo Gröning? Ah, quello lì? Sì. È un ciarlatano, un imbroglione. È in tribunale, signora Weichel. Un consiglio, ne stia alla larga. Ma si dice che può guarire. Che assurdo. Cos'ho da perdere? Devo fare qualcosa. Ma non da Gröning. Perché? Magari lui può aiutarmi. Prego, prego, vada pure da Gröning. Ma non mi venga a dire che non l'avevo avvertita. Quel Gröning è pericoloso, signora Weichel. Molto pericoloso. Ci pensi? Stavo molto male da circa un anno. Era cominciato lentamente con un mal di schiena, al quale all'inizio non avevo dato peso, ma poi era peggiorato e allora mi ero rivolta ad un medico. Mi fu detto che si trattava di sciatica e che non c'era niente da fare. Mi furono prescritte delle iniezioni e anche pomate da spalmare, ma la situazione continuò a peggiorare. Allora fui mandata a fare una visita dal neurologo, che nel 1950 mi diagnosticò un'ernia del disco fra la quarta e la quinta vertebra lombare e mi disse che era questo a provocarmi una sciatalgia cronica. Nel 1950 non si sapeva neppure cosa fosse un'ernia del disco. Era, per così dire, qualcosa di totalmente nuovo. Nessuno ne sapeva assolutamente niente. Avevo dolori molto forti e questa sciatalgia cronica che si irradiava lungo tutta la parte posteriore della gamba a poco mi provocò una paralisi. Si cercò di fare tutto il possibile, iniezioni e trattamenti, ma alla fine il neurologo mi disse: «Non posso fare altro per aiutarla. La trasferisco a Bethel dal professor Jaspersen. È stato il mio primario e dalla persona giusta qui, nella Westfalia dell'Est, si rivolga a lui». Andammo da questo medico che mi fece una visita molto approfondita e mi disse: «Neppure io posso fare niente per aiutarla. Deve ritornare a casa». E poi, rivolgendosi a mio marito che era venuto con me, «Deve comprare una sedia a rotelle, così sua moglie potrà uscire un po', è ancora giovane». E allora mio marito lo supplicò: «Professore, la prego, trattenga qui mia moglie, faccia qualcosa». «No», disse lui, «non posso aiutarla, dovete tornare a casa». Facemmo così, ma eravamo disperati. Mio marito non acquistò la sedia a rotelle e mi portò nuovamente dal neurologo a Bünde. Ma non ci fu alcun risultato. Il problema divenne talmente grave che soffrivo di dolori giorno e notte. Potevo stare distesa solo da una parte, camminavo pochissimo e tutta curva, e non potevo più lavorare.
Ero in questa situazione quando mi vide la nipote di Bruno Gröning e mi disse: «Oh, mi dispiace tanto». «Sì, sì», dissi, «io faccio pena». Allora mi disse: «Mi chiamo Gröning, sa?» Io non sapevo quale fosse il suo nome. «Sì, sì», dissi io, «non significava proprio niente per me». «Gröning», disse lei, «quel dottore dei miracoli di Herford, sa?» E io dissi: «Ah, sì, quello». «Sì», rispose lei, «lo ha mai preso in considerazione?» Io risposi: «Ma che, sono tutte stupidaggini». «Beh», disse lei, «allora è inutile». E io chiesi: «Che cosa è inutile?» «Se lei non lo ha mai preso in considerazione, mio zio verrà qua la prossima settimana». E allora a quel punto pensai fra me: «Sì, avevo sentito parlare di lui. Löhne non è lontana da Herford e quello che stava succedendo a Wilhelmsplatz era noto qui a Löhne». Pensai: «Sì, posso provarci». Non ci speravo né ci credevo. Ero stata tutto il giorno distesa con forti dolori e sapevamo che sarebbe arrivato alle 8. Arrivò un po' in ritardo. Bruno Gröning iniziò senza fare premesse e senza alcun tipo di formalità o retorica. Iniziò semplicemente a predicare. Predicava come un buon pastore. Posso esprimere un giudizio al riguardo perché so come parlano. Ed egli parlava così: «Si deve fare il bene, anche pensare il bene, questo è veramente importante. Se lo fai, allora il bene arriva anche da te». Per questo motivo pensai che la predica fosse bella e che mi piaceva, ma in realtà non era per questo che lui era lì. Doveva succedere qualcosa. In quel momento interruppe la sua predica e mi domandò: «Cosa vuole veramente?» E io gli risposi: «Signor Gröning, voglio tornare in salute. Ho questo dolore terribile, voglio essere di nuovo in grado di muovermi, occuparmi della casa, prendermi cura di mio marito, riprendere la mia professione, ecco cosa voglio». Non ci fu alcuna risposta né alcun commento. Riprese a parlare. E poi, dopo più o meno altri 10 minuti o forse anche un quarto d'ora, mi pose la seconda domanda: «Perché mi sta facendo resistenza?» Letteralmente così. «Ma, signor Gröning, non faccio resistenza. Come potrei farle resistenza? Perché poi?» «Invece sì», disse, «lei sta facendo resistenza». Non ero proprio consapevole di avere quell'atteggiamento. Pensavo solamente: «Cosa stiamo facendo qui? Dovrà pur succedere qualcosa adesso». Ma non accadeva niente. Rimasi distesa e sentivo dolore. Ed egli parlava e parlava, andò avanti a parlare esclusivamente di cose religiose. Poi, dopo almeno un'altra mezz'ora, interruppe di nuovo la sua predica e mi pose la terza domanda, che in realtà non era nemmeno una domanda, ma piuttosto una specie di indicazione. Mi disse: «Perché sta rimuginando così tanto? Lasci stare, non le serve a nulla». Oh, pensai io, ha ragione. È vero, ho sempre rimuginato tanto. Lo faccio ancora oggi. Ha proprio ragione. E pensai: ma come fa a saperlo? Lo vede forse dai miei occhi oppure se ne accorge in qualche altro modo? Furono queste le 3 cose. Non fece nient'altro con me. E poi all'improvviso, nel bel mezzo di una delle sue frasi, venne un pochino avanti, diede un colpo sul mio tavolino con la mano aperta e disse: «Bene, non ho più tempo, devo andare via». E proprio in quel momento, in quel preciso istante, in quel singolo secondo, è successo. Non so dire cosa, non so spiegarlo, nemmeno oggi dopo 45 anni so dare una spiegazione. Neanche mio marito ci riesce. In quell'esatto secondo, egli era in piedi e io ero in piedi insieme a lui. In che modo? Non lo so. Semplicemente mi ero alzata dal divano su cui ero coricata. In quell'istante tutti i dolori erano scomparsi. Riuscivo a stare diritta senza impedimenti e stavo di fronte a lui a breve distanza. Non era molto alto. Era appena più alto di me.
potevo guardarlo direttamente negli occhi. Perciò lo guardai negli occhi e vidi un bagliore che non so descrivere. E in quel momento ebbi questa sensazione. Se non ti fossi alzata in quell'istante, avresti perso la tua ultima possibilità, la tua unica e ultima possibilità di guarire. Ha visto? Disse lui. Però domattina non faccia il bucato, vada invece dal suo medico. Quindi si voltò e anche gli altri tre si alzarono. A quel punto mio marito divenne nervoso e tentò di tirare fuori il suo portafoglio perché voleva dargli dei soldi. Ma il signor Gröning era ormai già sulla porta. Mio marito cercò di dargli una banconota, non so quanto fosse. In ogni caso era una banconota grande. Ma egli, gentile e deciso allo stesso tempo, disse: «No, non mi dia niente. Lo dia ai poveri. Non sono stato io ad aiutarla. È stato Dio». Quindi uscì senza salutare, molto velocemente, con i due che lo accompagnavano, una giovane ragazza e il suo fidanzato. E mio marito rimase sulla porta in silenzio, senza parole. Fu una circostanza che non sono in grado di esprimere a parole. Mi creda, mi sono domandata spesso quali fossero le parole giuste per descriverla. Non le trovo. Ancora oggi non le trovo. Dopo 45 anni. Rimasi là e non avevo più alcun dolore. Ero sempre stata così orgogliosa della mia postura eretta, ma da un anno ormai non riuscivo più a tenerla. Mi aggrappavo ai tavoli e alle sedie e lì, in un istante, mi sono alzata ed ero libera e mi sentivo felice in un modo molto strano. La mattina dopo, proprio come aveva detto Bruno Gröning, non feci il bucato, bensì andai dal mio medico. Era il dottor Kuhlmeier di Bünde, un medico giovane che mi aveva curato per tutto quel tempo. Entrai nel suo ambulatorio. «Ma cosa vedo, signora Knollmann?» disse lui. «Cosa è successo? Lei cammina!» E io dissi: «Sì, è anche diritta!» disse lui. «Che cosa ha fatto?» «Io non ho fatto proprio niente. È stato Bruno Gröning a farlo». «E come?» «Venga, la ascolto, si sieda qui. Che cosa è successo? Mi racconti tutto». Mi accomodai e gli raccontai le cose così come erano accadute. Ed egli mi ascoltò per tutto il tempo in silenzio, non mi interruppe, non fece alcuna smorfia ironica come di solito si vedeva fare alle persone dopo. Mi ascoltò con calma e attenzione e io gli raccontai tutto nel dettaglio, anche se questo richiese molto tempo. Alla fine lo guardai e gli dissi: «Bene, dottore, che cosa ne dice?» Lui disse: «Io ho fatto tutto ciò che era nelle mie possibilità per aiutarla, ma non ci sono riuscito. Se Gröning ci è riuscito, io non so come abbia fatto. Certo», disse, «sono un neurologo, ma naturalmente nella linea di confine tra corpo e anima potrebbe esserci una piccola area in cui possono succedere alcune cose in determinate circostanze. Io non potrei innescarle, ma forse ci sono persone che possono. Forse Gröning è una di queste. Ad ogni modo», disse, «vedo che lei cammina e non ha più dolori. Per cui chi guarisce ha ragione». La guarigione della signora Knollmann provoca scalpore anche sui giornali. Tuttavia, l'ordine dei medici resta critico. Il professor Jaspersen mi aveva visitato e aveva detto: «Non posso aiutarla». Poco tempo dopo la mia guarigione, il dottor Kuhlmeier lo informò che mi ero completamente ristabilita. Quando venne a sapere in che modo ero guarita, andò in collera. Convocò nel suo studio tutti i medici, i primari, gli assistenti e persino le infermiere e disse loro con la massima indignazione: «Ma ve lo immaginate? Ho studiato e praticato la professione per decenni e voi tutti mi avete aiutato. Abbiamo fatto tutto quello che era nelle nostre possibilità e poi arriva un medico dei miracoli e riesce a fare quello che noi non siamo stati in grado di fare. Guarisce questa donna in un istante e senza fare niente. Non l'ha nemmeno toccata, non le ha fatto una sola domanda, non le ha dato alcuna indicazione e d'un tratto questa donna è guarita. Ve lo immaginate? Arriva un carpentiere da Danzica. Arriva lui e guarisce questa donna. E noi? Eccoci qua. Fatevi restituire i soldi che avete speso per studiare».
Non sono mai più tornata dal professore. Perché avrei dovuto? Ero guarita. Da allora non ho più avuto alcun problema con l'ernia del disco. Gröning ripete sempre che Dio è il più grande medico e che non esiste l'incurabile. Tuttavia l'uomo deve innanzitutto staccarsi dalla malattia. Non chiedeva informazioni sulle malattie, tuttavia le guariva. Diceva, le invio qualcosa. A una donna disse, appena la vide, lei è seduta sulla sua malattia, io non posso aiutarla. Noi lo interpretammo in questo modo. Lei si è rassegnata. È da troppi anni in questo stato e il suo corpo, la sua anima, ha trovato in questa condizione il suo destino. In questo caso non poteva fare più niente. Una volta c'erano due signore anziane ed egli disse a una delle due, «Non posso aiutarla, lei sta seduta sulla sua malattia». Uscirono e vicino alla porta una disse all'altra, «Non capisco, non ho mica le emorroidi». «Se mi apro, allora posso ricevere. Se mi chiudo, allora resto nell'oscurità. È proprio come la corrente elettrica in casa. Se accendo l'interruttore si fa luce, se lo lascio spento rimane tutto al buio. Facilissimo. Le grandi cose sono sempre tutte molto facili. Sono le persone a rendere le cose complicate». Kompliziert machen sie erst die Menschen. E poi spiegò questo. Una volta aveva preso una scatola di fiammiferi e l'aveva allungata a qualcuno che però non l'aveva afferrata, cosicché era caduta. Perciò disse, è lo stesso per la guarigione. Se una persona non la accetta, allora non la riceve. Molto semplice. Non gli chiesi nulla. Le domande non gli piacevano affatto. Solo una volta disse una breve frase. Adesso devo stare molto attenta per ricordare esattamente. È passato tanto tempo. Disse... Per un breve istante lei non ha fatto resistenza. Ed è lì che ha funzionato. E mi sorrise. Sapeva sorridere in modo molto birichino, sa? Mi sorrise e disse, è lì che ha funzionato. Lo sento ancora oggi. È lì che ha funzionato. Lui è stata la persona che nella mia vita ha avuto un significato molto, molto speciale. La persona che era al di là di ogni possibilità di comprensione, anche oltre ogni possibilità di spiegazione. Era qualcosa che ci accadeva nonostante i nostri pensieri razionali. Sebbene cercassimo e trovassimo sempre una spiegazione per ogni cosa, e sebbene non avessimo mai creduto alle cose mistiche, quella roba non esisteva per noi. Erano assurdità. Ma poi arriva quest'uomo e mi guarisce in un modo... Devo proprio dirlo, mistico. Ed è successo a me, proprio a me. Anche la signora Knollmann entra in contatto con le palline di stagnola di Bruno Gröning, che egli distribuisce ai suoi amici come ricordo. Dice delle palline che sono caricate attraverso lui con la forza divina. Mia sorella, che è un po' più giovane di me, aveva un'eruzione cutanea del tutto inspiegabile e incurabile, che era iniziata lentamente e gradualmente si era diffusa in tutto il corpo. E poiché i medici non potevano più fare niente per aiutarla, si recò in ospedale, nella clinica universitaria di Münster, dove vive. Così fu ricoverata, ma senza speranza di guarigione, abbiamo provato di tutto. La pelle non respirava più e quindi soffocava. Andai a trovarla e stetti davanti al suo letto, senza speranza e con la mia pallina di stagnola in mano. E poi gliela diedi. Non lo feci con una sorta di certezza o di speranza, bensì soltanto nel disperato tentativo di aiutare in qualche modo mia sorella moribonda. Gliela diedi e le dissi, ecco. Abbi cura di questa pallina, prendila, ma fai attenzione a non perderla, ne ho bisogno. Mia sorella prese la pallina e in due giorni l'eruzione cutanea sparì completamente. Tutti i professori si stupirono e parlavano di un miracolo. Eh sì, quindi accadono ancora i miracoli. La pallina di stagnola alla fine l'ho riavuta indietro. Un altro caso? Ci fu anche un altro caso. La moglie del mio socio Ferge, una pianista... Una donna di talento.
A un certo punto non riuscì più a suonare le ottave. Allora presi una pallina di carta stagnola di Gröning, la portai alla signora Fage e le dissi: «Eccole una cosa da parte di Bruno Gröning. Deve tenerla in mano. Speriamo che l'aiuti». E l'indomani mi disse: «Non ho potuto tenerla per tutta la notte. È stato terribile. Ho avuto un formicolio talmente forte alla mano che ho dovuto metterla via». Poi all'improvviso riuscì nuovamente a suonare le ottave e rimase così. Poté riprendere a suonare il piano con eleganza. Bruno l'aveva aiutata. Non c'era alcun dubbio. Das war kein Zweifel. Bruno Gröning prega un suo amico, il signor Finga, che sta andando in Brasile per lavoro, di fondare delle comunità lì. Desidera espressamente che i circoli degli amici nascano anche all'estero. Gli consegna alcune palline di stagnola da portare con sé e distribuire alle persone in cerca di aiuto. In Brasile avevo un amico che a breve doveva fare un viaggio in Europa. E durante la notte aveva avuto un episodio di nefrite. Sua moglie mi aveva telefonato in ufficio. Si chiamava Schmucki. Era svizzero. Mio marito è molto malato. Non può venire in ufficio. Sta così male. E domani dobbiamo andare in Europa. Non so cosa gli stia succedendo. Così presi una pallina e andai da lui. Lo feci di mia iniziativa. Naturalmente aveva la febbre. Mi avvicinai a lui, gli parlai e gli dissi: «Ecco una pallina di Gröning». E gli raccontai di Gröning. Allora egli aprì il comodino, prese la pallina di stagnola, la ripose lì dentro e chiuse. Devo dire che la famiglia era molto, molto cattolica e devota. Il giorno dopo, la moglie mi telefonò e mi disse: «Mio marito non ha più niente. Il medico è stato qui. Domani possiamo partire». Andai subito da loro. «Che è successo?» mi disse. «Mi sono svegliato durante la notte. Ero madido di sudore. E poi ho sentito una voce. Non abbia paura. Sono dietro di lei e tengo le mie mani sulla sua schiena». Disse questo, per cui rimasi piuttosto perplesso. Quindi prese in mano la sua pallina e la mise via. Fece un'altra volta lo stesso sogno. Ebbe la stessa impressione. E di nuovo, madido di sudore, udì lo stesso discorso che iniziava così: «Non abbia paura». Il giorno dopo andò veramente in Europa in aereo. Anche questa fu una guarigione spontanea. Ho fatto esperienza anche di un'altra guarigione spontanea che riguarda il direttore di una fabbrica di tessuti a San Paolo, qualche tempo dopo. Quest'uomo aveva le dita ad artiglio, una malattia a causa della quale non poteva più aprire le mani. Allora andai da lui, gli davo del tu e gli dissi: «Ascolta, ti ricordi del signor Gröning, del quale ti ho raccontato sempre tante cose?» E gli consegnai una pallina di stagnola. Il giorno dopo mi telefonò: «Vieni da me, Eric, vieni». Riusciva ad aprire le mani. Ecco, anche se non credo a nulla, né mi lascio influenzare da altri, però questi sono fatti che ho vissuto in prima persona. Si dice anche che Bruno Gröning abbia delle doti di chiaroveggenza. Egli stesso fa capire spesso di vedere più in là della maggior parte delle persone. Una volta mi portò in macchina alla stazione. Ero seduta accanto a lui, rannicchiata, e tenevo le mani strette. D'un tratto si mise a ridacchiare e disse: «Perché continua a pensare? Non devo pensare a nulla, non devo pensare a nulla». Era vero. Mi dicevo: «Non pensare a niente, altrimenti lui se ne accorge». Voglio dire, erano del tutto innocui. Però l'idea che qualcuno potesse entrare nei miei pensieri era inquietante. Feci un'esperienza particolare con un conoscente che mi disse: «Si tratta solo di ciarlataneria. Mi piacerebbe venire,
Però mi nascondo perché non voglio essere visto. Quindi mi siederò nell'angolo in fondo, dietro a qualcuno che mi copra. Ebbene, fece proprio così. E quando Gröning entrò, le sue prime parole furono: «C'è qualcuno seduto nell'angolo nell'ultima fila che è venuto solo per curiosità e vorrebbe criticare. Finché non avrà lasciato la stanza, non inizio nemmeno». Ecco, a quel punto realizzò e si convinse che egli vedeva davvero più in là di quanto un cittadino medio potesse vedere. Era certamente un dono quello che aveva. Quindi disse a mio marito, che non aveva mai visto prima, e neanche noi conoscevamo lui: «Lei si chiama Gerhard Seitenberg, è nato a Lützen, la sua età è questa, la sua professione è questa». Rimanemmo ovviamente senza parole. Come poteva saperlo? E mentre eravamo lì a parlare, arrivarono altri passanti. Alla fine c'erano circa 10 o 20 persone. Formarono quindi un grande semicerchio intorno a lui. Egli stava nel centro e continuò ancora a parlare con noi, con me e mio marito. E poi mi disse: «Lei ha una lettera nella sua borsetta. La prenda in mano». Presi la lettera ancora sigillata, la tenni nella mano chiusa ed egli disse: «C'è scritto», e lesse ad alta voce le prime frasi: «Bene, se Bodo», me lo ricordo ancora oggi, «se aspetti che Bodo ti scriva, puoi aspettare a lungo». Ecco, lesse letteralmente due frasi dalla lettera ancora sigillata nella mia mano chiusa. E poi disse: «Sta diventando troppo intimo, preferisco fermarmi». Come si può leggere una lettera sigillata tenuta in una mano chiusa? Ecco perché fu sorprendente ciò che disse. Durante un periodo di ferie in Germania, i coniugi Fing sperimentano qualcosa di straordinario con Gröning. Eravamo seduti e all'improvviso disse: «Vediamo cosa fa Geati». Geati era nostra figlia, che si trovava a 10.000 chilometri di distanza. Allora, Geati non è a casa adesso, è da qualche altra parte. Si trova da un'amica. Però non si sente tanto bene. Era incinta in quel momento. Ora si alza, va in cucina, verso il frigorifero. Lo diceva proprio passo passo, così come lei lo stava facendo. Apre il frigorifero, beve qualcosa, ma non so dire esattamente cosa sia. Dopo un po' ci fu un'altra pausa. Poi disse: «Adesso si sente meglio, adesso sta andando a letto», era incinta all'epoca, «e ora si è addormentata». Mia moglie, la mia cara moglie, annotò tutto e poi scrisse alla figlia riportando le cose così come c'erano state riferite. Quindi le chiese: «Che cosa è successo esattamente quel giorno?» Allora mia figlia disse: «Non eravamo a casa, ci siamo appena trasferiti. Ero a casa di Maria insieme a Sigrid». «Sì, che cosa ho fatto?» «Non mi sentivo affatto bene». «Ah, questa gravidanza! Sarò felice quando sarà finita, mi sento veramente male». «Che cosa ho bevuto?» «Non ho bevuto nulla». «Ah, sì, invece, ho bevuto un tè mate». Ecco perché non aveva riconosciuto la bevanda. Se fosse stata una birra, oppure un vino, oppure un altro tipo di tè, allora sarebbe riuscito a capirlo. Invece disse subito: «Questa bevanda non la conosco». È andata così. Quindi era anche in grado di creare un collegamento che aveva davvero dell'incredibile. Era tutto preciso. Per noi fu una cosa molto impressionante che a una tale distanza egli fosse stato in grado di ricevere qualcosa e persino di verificare qualcosa. E così gli dissi: «Mi dica un po', com'è possibile che abbia visto tutto questo?» Ed egli mi rispose: «Ci sono cose al mondo che non possono essere spiegate». Il
Il 4 marzo del 55, il pubblico ministero di Monaco di Baviera formula nuovamente un'imputazione contro Bruno Gröning. Lo si accusa ancora una volta di aver violato la legge sulla naturopatia. Inoltre, viene accusato in un caso di omicidio colposo. In quel periodo aveva già fondato molte comunità nell'ambito della Lega Gröning, il cui sviluppo fino a quel momento era molto positivo. Herr Gröning hat wieder eine Il signor Gröning aveva ricevuto di nuovo un atto di accusa e voleva che mio marito lo leggesse. Mio marito a quel tempo era giudice nel tribunale distrettuale di Bad Kissingen. Diede l'atto di accusa in mano a mio marito e disse: «Io non sono né un naturopata né altro. Non do medicine e non chiedo denaro». Mio marito lo lesse e disse: «Non capisco di cosa lei sia accusato». Bruno Gröning prega l'avvocato Schwanda di assumere la sua difesa in questa vicenda. Uno stretto collaboratore di Gröning, Egon Arthur Schmidt, nota alcune cose strane durante una conversazione con l'avvocato Schwanda. Conclusione: è evidente che dietro al pubblico ministero ci siano delle forze che premono affinché egli agisca con severità contro Bruno Gröning. Ciò nonostante, ci si adopera per impedire che si giunga ad un'udienza pubblica e all'emissione di una sentenza, nella speranza di raggiungere ciò che si era già intrapreso furtivamente, ovvero promuovere contro Gröning un procedimento di interdizione per alterazione delle facoltà mentali. Tuttavia, come sottolinea l'avvocato Schwanda, gli si fece capire abbastanza apertamente che la sua difesa non è ben vista, dato che nelle sue prime memorie egli aveva già evidenziato i punti deboli dei capi di imputazione e messo in difficoltà l'accusa. La Procura Generale, e in particolare i poteri al suo interno, avevano fatto ogni tentativo per bloccare Bruno Gröning, in modo che non potesse più rappresentare una minaccia. Per questo non avevano alcuna reticenza a presentare la sua opera come pericolosa. L'avvocato Schwanda sottolinea ripetutamente: ora si tratta di essere o non essere. In previsione del processo, Bruno Gröning viene visitato per valutare la sua sanità mentale. Il tribunale riceve una perizia dettagliata da parte di medici specialisti in neurologia con la seguente conclusione: uomo lucido e pienamente orientato. Il processo di formazione del pensiero è integro. Non si riscontra sostanzialmente nulla di anormale. Gröning ha un'ottima capacità di memorizzazione e concentrazione. L'intelligenza è buona e nella media. Mostra anche delle capacità particolarmente elevate di riconoscimento dei contesti nelle situazioni umane. Il test di intelligenza fornisce un quoziente di intelligenza verbale pari a 107, ovvero leggermente superiore alla media. Possiede una spiccata autodisciplina. In particolare ha un reale senso di compassione. Il suo effetto sui bisognosi d'aiuto non è legato a tratti negativi della personalità. Il 30 e 31 luglio del 57, Gröning viene citato in giudizio dalla giuria popolare di Monaco di Baviera per il procedimento principale. I capi di accusa sono: violazione reiterata della legge sulla naturopatia e omicidio colposo nel caso di una giovane donna di nome Ruth Kufus, che era entrata in contatto con lui nel 1949 tramite il suo ex agente Otto Meckelburg. Inizia il clamore della stampa, che rende il processo sensazionalistico. L'interesse pubblico era molto forte. A quel tempo vivevo a Monaco, a Schwabing, e a mezzogiorno in alcuni negozi venivano accese le radio. Era quasi un latrare, piuttosto che un parlare normalmente. I non esperti avevano la sensazione che questo Gröning dovesse essere condannato. Per Gröning, i capi d'accusa sono totalmente incomprensibili. Continua a ribadire: non sono io che guarisco.
È la forza divina che guarisce tramite me. La forza divina scorre attraverso il suo corpo verso le persone. Egli è solamente uno strumento. Di fronte all'accusa di omicidio colposo, si rivolge persino ai suoi amici con una lettera. Scrive: alla fine del 49 avrei promesso la guarigione ad una ragazza ammalata di tubercolosi e le avrei impedito di rivolgersi a un sanatorio e a un medico. Io sarei colpevole della morte di questa giovane ragazza. Chiunque abbia letto o ascoltato tali notizie a mente libera avrà capito l'intenzione: creare confusione tra i miei amici e scoraggiare tutti i ricercatori a svolgere degli studi sulle nostre aspirazioni e sulla conoscenza del bene che ho disseminato. I miei amici sanno che io non faccio promesse di guarigione e che non suggerisco mai di rinunciare ai trattamenti medici. Ecco come lo vidi nel palazzo di giustizia, completamente tranquillo. E aveva ragione. Non aveva fatto alcun male. Riuscivo a percepire la sua serenità. Andai verso di lui ed egli mi disse: non si... voleva tranquillizzare me. Non si mangia niente così bollente come è stato cucinato. Gröning appariva assolutamente umile. A mio parere era poco più alto di me, più o meno 1,66-1,67. Sembrava molto modesto, semplice nell'abbigliamento e semplice nei modi. Ha sempre risposto subito e con calma, senza ironia. E posso solo esprimere la mia migliore opinione in merito alla sua personalità. Disse ciò che poteva dire, e cioè che non era lui che guariva, ma che la guarigione avveniva. Lui non faceva niente e non diceva neppure alle persone cosa dovevano o non dovevano fare, oppure che non dovevano andare dal medico. Disse: io non ho detto niente, sono venuti da soli e sono guariti. E per questo adesso vengo accusato, perché sono guariti. Ma io non ho fatto niente. Ho solo parlato con queste persone e loro hanno percepito la forza. Mi presentavo alle conferenze come a una lezione universitaria. Dicevo inoltre che non dipende da me, ma che la guarigione può avvenire solo se la persona sa esattamente ciò di cui ha bisogno il proprio corpo. Dicevo a tutti i partecipanti che io non volevo sapere niente delle loro malattie. Chi voleva ricevere una terapia doveva rivolgersi a un medico. Se le persone dicevano: signor Gröning, mi guarisca, allora io dicevo: non sono io che guarisco, bensì è la guarigione che può venire. Se qualcuno diceva di non sentire più alcun dolore, di poter di nuovo camminare e così via, allora dicevo: ringraziamo Dio, sia felice. Io contesto di aver detto a Ruth Kufus che non doveva più sottoporsi alle terapie mediche. Il signor Kufus diceva di avere una tale fiducia in me da credere che io potessi guarire sua figlia. Ma Eckelberg gli aveva detto che io avrei potuto guarire sua figlia se solo avessi voluto. Non fu possibile smuovere Kufus dalla sua opinione. Assistetti al discorso che tenne il pubblico ministero e, non essendo un giurista, ne rimasi scioccato. Der Staatsanwalt wirkte. Dal mio punto di vista, il pubblico ministero fu ingiusto, veemente e arrogante. Tutto ciò che ha a che fare con la guarigione riguarda la legge sulla naturopatia. I malati si recavano alle conferenze dell'imputato convinti che li potesse guarire. Mica per seguire una conferenza che copia citazioni bibliche che non vale niente. Per forza ciò ricade sotto la legge dei naturopati. In particolare perché praticato come un lavoro, essendo associato a degli introiti. Non ha alcuna importanza se tali pagamenti fossero donazioni volontarie oppure biglietti d'ingresso. Oltretutto ritengo l'imputato colpevole di aver impedito a Ruth Kufus di adottare misure salvavita.
prescrivendole ridicole palline di stagnola ed una sua fotografia, con l'esplicita indicazione di evitare visite mediche. L'imputato si è reso colpevole nel momento in cui non è andato a far visita a Ruth Kufus, malgrado stesse molto male. La sua dichiarazione di non sapere delle lettere contrasta le dichiarazioni di Meckelboak di avergli sempre parlato di tutte le lettere. Ed è appurato che il test è del tutto credibile. L'imputato si è comportato da ciarlatano, negligente e illegale. Chiedo pertanto una pena di 10 mesi di reclusione e inoltre 3 mesi per violazione della legge sulla naturopatia. Otto Meckelboak, l'ex agente di Bruno Gröning, nel corso del processo afferma che Gröning avesse promesso la guarigione a Ruth Kufus, spingendola ad astenersi da qualsiasi visita medica. D'altro canto, Bruno Gröning afferma esattamente il contrario, vale a dire che fosse stato Meckelboak a promettere la guarigione a sua insaputa, sebbene egli gli avesse detto di non poter essere d'aiuto in questo caso. Meckelboak non gli avrebbe creduto e anzi avrebbe voluto usare una possibile guarigione come notizia sensazionale da diffondere tramite la stampa. Lo avrebbe quindi costretto a mantenere i contatti minacciandolo di gravi ritorsioni economiche. Testimonianza contro testimonianza. In quel periodo Bruno Gröning rilascia un'intervista televisiva che viene trasmessa dall'emittente regionale Südwestfunk, dove fa riferimento alla vicenda con Otto Meckelboak. La signorina Ruth Kufus venne da lei nel novembre del 1949 con una tubercolosi polmonare bilaterale. Sapeva che si trattava di tale malattia? No. Non chiese nulla? No, ich frage nie danach. Per principio non lo chiede? Ma così non c'è il pericolo che ammalati con una patologia organica possano poi peggiorare? Nein, im Gegenteil. Ich rate jeden Vortragsteilnehmer dazu an, dass es mit dem allen nichts zu tun hat und er seinem Arzt auch weiterhin sich immer wieder zur Verfügung zu stellen hat. Questo è successo anche nel caso del signore e della signorina Kufus? Jawohl, im Gegenteil, Fräulein Kufus wie auch der Vater Kufus, beide sagten sie, dass sie gar nicht daran dächten, sich noch weiterhin den Ärzten als Versuchskaninchen hinzugeben. Worauf ich ihren große Bedenken bekam und nur eine meine Pflicht gesehen, indem ich doch der Ruth Kufus angeraten, das heißt zugesprochen auch über den Vater, dass er seiner Tochter einer ärztlichen genauen Nachuntersuchung übergeben möchte, und zwar, dass sie sich röntgen lassen soll oder durchleuchten oder gleich, was hierzu zutreffend ist. Das heißt, ich wollte damit das bewegen, dass Vater und Tochter sich wieder den Ärzten übergibt. Und dass sie da selbst auch die ärztliche Betreuung in Empfang zu nehmen hat. Quindi ha avuto inizio una serie di lettere dalle quali emerge in primo luogo che entrambi desiderassero urgentemente ricevere un'altra visita da parte sua. In secondo luogo emerse che non si fossero ancora rivolti ad alcun medico e che non avessero nemmeno risposto ad una convocazione da parte dell'autorità sanitaria. Ha ricevuto queste lettere che iniziano intorno al 4 gennaio del 50 e terminano il 6 maggio 1950? Nein, diese Briefe habe ich niemals von Herrn Meckelboak vorgelegt erhalten. Hat mir nur ganz kurze Mitteilungen von Zeit zu Zeit gemacht, dass der Vater Kufus überhaupt keine Ruhe lässt und darauf drängt, dass ich mal zu ihm hier kommen sollte. Hieraufhin sagte ich Herrn Meckelboak, dass das weniger notwendig sei, denn ich habe ja bereits das getan, was ich hierin zu tun hatte, indem ich die Tochter wieder den Ärzten übergeben, aufgrund meines Anratens, dass sie sich einer ärztlichen Kontrolle voll und ganz zu unterziehen hat. Kontrolle wie auch die Betreuung als solche. Ja, soweit ich informiert bin, Herr Gröning. Dalle informazioni in mio possesso sembra che il 14 maggio Meckelboak l'abbia condotta a Säkenen addirittura contro la sua volontà. Se le aveva nascosto la corrispondenza sino a quel momento, a quel punto non avrebbe potuto fare a meno di dirglielo. Si era diventato talmente urgente da non esserci altra via d'uscita a parte quella che lei si recasse lì. Oppure non gliel'ha fatto sapere neppure allora. Nein, hat mir auch nicht hier bekannt gegeben. Sagte nur, dass es auf Drängen des Vaters sei, obwohl ich ihm wiederholt darauf aufmerksam gemacht habe,
dass ich mit dem Fall soweit nichts zu tun habe. Ich bin nur heilfroh, dass tatsächlich Vater und Tochter sich den Ärzten wieder übergeben haben und dass hier die Tochter ja von den Ärzten, also das heißt von ärztlicher Seite, die Betreuung haben wird. Und Mecklenburg sagte, dass es nicht der Fall sei und so weiter, wo ich das als sehr komisch empfunden habe und Mecklenburg die übelsten Vorwürfe gemacht, wie er dazu käme, diesen Menschen Versprechungen zu machen, dass ich sie heilen kann, wenn ich nur will. Che cosa le ha impedito di giungere ad una collaborazione sistematica con i medici, i quali avrebbero potuto proteggerla dall'eventualità di occuparsi per errore di una persona con patologia organica, come in questo caso? Ich habe niemals was gegen die Ärzte gehabt, im Gegenteil, ich habe mich ja sogar im Jahre 1949 den Ärzten zur Verfügung gestellt, in dem Glauben, wie man mir auch die feste Zusage machte, dass dadurch der Weg für mich zu den Kranken frei werden wird und alleine die Ärzte als solche den ganzen Schutz mit übernehmen. Natürlich ist es zudem deshalb nicht gekommen, weil meine damalige Umgebung ganz andere Ziele verfolgt, das heißt ihre eigenen Ziele. Un'ultima domanda, signor Gröning. Intende proseguire la sua attività indipendentemente dall'esito del processo? Ja, ich werde sie weiter fortsetzen, weil ich weiß, dass ich mich keineswegs gegen weder das gegen das Grundgesetz noch gegen das Heilpraktikergesetz hier vergangen habe. Denn ich beschränke mich grundsätzlich auf meine Glaubensvorträge und habe auch die Erfahrung gesammelt, dass Menschen das Heil am eigenen Körper erfahren haben. Gröning aveva realmente agito con negligenza e nel caso Kufus aveva promesso una guarigione e sconsigliato il medico? Oppure il suo ex agente Meckelbock non aveva paura di mentire pur di salvarsi? Una dichiarazione sotto giuramento di Georg Boischel di Esslingen fa luce sull'intera vicenda. Accompagnato dal neurologo dottor Keim, Boischel era stato presente quando Gröning aveva incontrato Ruth Kufus per la prima volta. Spiega. In mia presenza, il signor Gröning disse al dottor Keim di trovarsi in quella casa per visitare una malata, ma che egli, Gröning, non poteva fare niente per aiutarla. Tuttavia, in quell'occasione, notammo che un certo signor Meckelbock teneva molto a che il signor Gröning facesse la conoscenza degli ospiti Kufus. Il signor Meckelbock arrivò persino ad irritarsi quando il signor Gröning tentò di rifiutarsi di entrare nella stanza in cui si trovavano il signor e la signorina Kufus. La mia impressione, e anche quella del dottor Keim, così come mi ha confidato più volte, fu che l'agente Meckelbock fosse una persona cattiva e ripugnante. Dalle trascrizioni del processo risulta che Meckelbock fa dichiarazioni contraddittorie. Non era presente al colloquio tra Gröning e i Kufus. Il giudice dimostra però il contrario sulla base delle trascrizioni, in quanto Meckelbock dichiara che in quell'occasione Gröning avrebbe sconsigliato di rivolgersi a un medico. Meckelbock afferma di non ricordare niente. Quel Meckelbock giocò sporco. Gröning era un uomo onesto e gentile, che non si atteggiava per niente e diceva sempre: «Io voglio soltanto guarire». Non voleva assolutamente denaro. Era Meckelbock a volerlo. Per Bruno Gröning l'intero processo è un'umiliazione. Molti dei suoi testimoni non vengono chiamati a comparire, come per esempio Georg Boischel. Fu tutto solo un complotto? Ci furono davvero forze nascoste, come ipotizzava l'avvocato Schwanda, che cercarono di eliminarlo? In tanti avrebbero potuto testimoniare che non sconsigliò mai ai bisognosi d'aiuto di andare dal medico. Il signor Gröning non sconsigliò mai alle persone di andare dal medico. Durante tutti gli anni in cui rimasi accanto a lui, avvenne sempre il contrario. Diceva ai suoi amici: «Andate dal medico». Però quando ci andate, dovete avere fiducia in lui. Altrimenti non potrà aiutarvi. Credeteci. Credete che l'aiuto arriverà. Bruno Gröning non disse mai di non andare dal medico. Non glorificava i medici. Diceva che facevano tanti sbagli. Però non disse mai: «Tu non devi andare dal medico».
perché in realtà andare dal medico è il primo passo da fare quando si ha un disturbo, in quanto il medico può constatare cosa c'è. Non ci pensava proprio di sconsigliarlo. Diceva anche che ciascuno deve fare ciò che ritiene giusto. E se poi il medico non poteva fare nient'altro, venivano da Gröning, come era successo alle persone che c'erano. Quasi tutte erano andate dal medico, altrimenti non sarebbero venute da lui. Legte Wert darauf, dass man weiterhin in ärztlicher Behandlung blieb. Sosteneva che bisognava continuare a seguire le terapie mediche e che lui poteva agire in aggiunta. Del resto, tutto quello che dicevano i giornali erano bugie. Non sconsigliò mai a nessuno di andare dal medico. Mai. Suggeriva sempre alle persone, se andate dal medico, allora abbiate piena fiducia in lui e anche nel fatto che potrà aiutarvi. Perché se andate dal medico dicendo, sì, provo ad andarci, anche se magari non servirà a nulla, allora potete anche non andarci. Se il vostro atteggiamento è già questo, il suo aiuto non funzionerà. Perché è importante il vostro atteggiamento. Ma se avete fiducia in un medico, andateci. E se pensate di avere anche bisogno di prendere delle medicine, allora prendetele. Non l'ha mai impedito a nessuno. Non sconsigliava mai di andare dal medico. Diceva, andateci pure, ciò non ha niente a che fare con me. Nel corso del processo, anche le dichiarazioni della madre di Ruth Kufus rivelano che Gröning non aveva mai scoraggiato le terapie mediche. Il difensore avvocato Schwanda dice al processo: la signora Kufus conferma inoltre che l'imputato abbia detto: vada dalla signora Folk e faccia una visita di controllo. Dunque questo fa decadere la tesi dell'accusa, secondo la quale l'imputato avrebbe detto che una visita medica o qualcosa del genere fosse fuori questione. E in questa sede aggiungo, anche la lettera del signor Kufus mostra in modo inequivocabile che egli avesse consigliato di eseguire una radiografia. Nell'insieme, questo dimostra che l'affermazione secondo cui l'imputato sconsigliasse consulenza o assistenza medica non è corretta e che viceversa, i fatti si siano svolti esattamente come egli sostiene. È dimostrato che nelle sue conferenze Gröning non sconsiglia mai di andare dal medico. Dice tra l'altro: und ich habe doch immer den Arzt empfohlen und da habe ich den gestrichen von unserer Liste. Niemals. Ich habe ihn immer anempfohlen, Sie sollen den Arzt aufsuchen. Sie sollen ihm treu bleiben. Wenn Ihnen der eine nicht zusagt, sollen Sie zum anderen gehen. Das hat mit dem Zusammenkommen, mit dieser Zusammenkunft hier nichts zu tun. Überall habe ich es gesagt. Also der Hinweis war da, aber wirklich, Freunde, die das Gute gewollt haben, haben dieses entstellt. Sie wussten sich wirklich nicht auszudrücken. Gröning è veramente innocente? Oppure, come sostiene l'accusa, ha violato ripetutamente la legge sulla naturopatia? Non avevo mai visto Bruno Gröning in precedenza e lo conoscevo solamente attraverso i discorsi dei miei colleghi oppure di uno o due insegnanti della scuola di naturopatia di Monaco di Baviera, i quali parlavano di lui nel migliore dei modi. Lo consideravamo veramente un guaritore onesto e miracoloso, come non esistevano altri. D'altra parte, era altrettanto chiaro sia a me sia ai miei colleghi che egli non aspirasse a svolgere la professione di naturopata, in quanto il suo lavoro, il suo modo di agire, le sue, diciamo esagerando un po', le sue conferenze religiose sulla guarigione, in un certo senso non avevano nulla a che fare con la legge sulla naturopatia. Il naturopata, secondo quanto stabilito dalla legge, deve chiedere un onorario per la propria attività, altrimenti rischia di incorrere in una sanzione. Gröning, invece, secondo me, non faceva questo. Non ha mai preso un onorario. Lui stesso non effettuava guarigioni, ma diceva sempre: è la forza divina che guarisce. Durante le sue conferenze di fede, aveva un effetto sulle persone, senza suggestione, senza ipnosi. E secondo le sue parole,
come sostenne anche in tribunale, voleva condurle alla salvezza. E beh, diciamo alla religione o a Dio. Na ja, sagen wir zur Religion oder zu Gott. Un amico di Bruno Gröning, lo studioso del soprannaturale, il professor Hohmann, dice a questo proposito: Gröning stesso non ha assolutamente niente a che fare con la legge sulla naturopatia. Quando si solleva un'accusa su questo punto, si accusa lo stesso Signore Dio. Ciò che fa, in realtà, è parlare degli atti degli apostoli. Tiene conferenze di fede. Si può punirlo per questo? Non si dovrebbe allora accusare qualsiasi sacerdote che faccia visita agli ammalati sollevandoli e confortandoli? Quante volte gli ammalati guariscono per mezzo della misericordia ecclesiale se Dio concede loro delle forze soprannaturali? Gröning fa da trasformatore. I cercatori di guarigione ricevono la corrente, vengono ricaricati senza il suo agire. Egli è semplicemente lo strumento di un potere più alto, di una volontà più alta. Il vescovo Kunst scrive al tribunale riferendosi ai tempi di Herford: è comprovato che il signor Gröning non effettuasse visite su nessuno di coloro che si recavano da lui. Non mi è noto alcun caso in cui il signor Gröning abbia toccato fisicamente un paziente. Non sono mai venuto a conoscenza che egli cercasse di convincere un ammalato a rinunciare all'aiuto del medico. Non ha mai prescritto alcun farmaco. Si innesca una vera e propria disputa tra medici sul fenomeno Gröning. Non si riesce a classificare gli eventi. Per Gröning è deleterio il fatto che molti testimoni usino termini medici per descrivere il suo operato. In questo modo si consolida il sospetto che sia stata commessa una violazione della legge sulla naturopatia. Arrivò il momento in cui i testimoni intervennero in tribunale e nella loro ignoranza, sconsideratezza e incuranza dicevano: sì, il signor Gröning ci ha curato. Sì, Gröning mi ha guarito, diceva l'uno o l'altro. E il giudice si agganciò a queste affermazioni per accusarlo. Il signor Gröning era molto triste per questo e si confidava con noi dicendo: in questo modo, i migliori amici mi hanno messo in trappola in tribunale. Soltanto per pura ignoranza. Hanno usato per me le parole che hanno usato per anni durante le visite dal medico. Mi confidò quanto fosse addolorato per questo e poi mi disse indignato: se almeno qualcuno mi avesse chiesto come avviene una guarigione, allora l'intero processo non avrebbe avuto luogo, ma nemmeno il mio avvocato lo ha fatto. E la cosa essenziale, il punto che non è stato toccato, la cosa essenziale è proprio questa: come avviene una guarigione, il che non ha proprio niente a che fare con l'accusa. Era molto avvilito. A Gröning viene comminata una pena pecuniaria di 2000 marchi per violazione reiterata della legge sulla naturopatia, ma viene assolto dall'accusa di omicidio colposo. A causa dell'errore del suo avvocato, che considera la sentenza più positiva di quanto non la consideri lui stesso, non viene presentata istanza di ricorso. Nonostante la sentenza a prima vista appaia positiva, per Gröning è inaccettabile. Adesso ha le mani legate. Non può nemmeno più tenere le conferenze di fede. Inoltre, si trova in grosse difficoltà finanziarie a causa dei costi elevati del processo. Ciò nonostante, continua a combattere. Gröning esprime il suo disagio anche al cancelliere Adenauer. Scrive: non è ammissibile che la legge attuale imponga un divieto che renderà impossibile aiutare le persone solamente perché chi potrebbe aiutarle non ha un attestato ufficiale, né lo avrà mai. È incomprensibile e vergognoso che attraverso la pena che mi è stata comminata e il divieto imposto da questa legge venga colpito non solo chi vuole aiutare, vale a dire io stesso, bensì anche tutti coloro che non possono più ricevere aiuto per le loro sofferenze e che non potranno trovare altro aiuto altrove, semplicemente perché la legge lo vieta. A questo proposito vorrei citare un detto di Bismarck:
A chi Dio ha dato il potere di guarire le persone, la polizia non può toglierlo. La richiesta di Gröning rimane inascoltata. La sua difficile situazione non cambia. Intendo dire che conosceva perfettamente la sua missione e in effetti l'ha perseguita sino alle estreme conseguenze. Non aveva interessi personali. Non aveva idee egoistiche, direi. Non aveva niente di tutto questo. Voleva realmente offrire aiuto e guarigione, e questo con la sola intenzione di condurre e portare a termine la sua missione, che di certo aveva. Ha ascoltato la sua voce interiore, e nonostante tutti gli avvertimenti, o nonostante tutti gli ostacoli che ha incontrato sul suo cammino, ha continuato a fare solo una cosa: aiutare, sempre. Non si è lasciato sviare, per niente al mondo. Ecco ciò che distingue le persone come lui. Alcuni si inginocchiano davanti a coloro che dicono «tu menti». Quando uno dice la verità, allora dice la verità e basta. Non ha vissuto per se stesso, ha vissuto per gli ammalati, per le persone. Questa è la verità. Non si prendeva cura di se stesso. Prima c'erano le persone, gli ammalati innanzitutto. Sì, gli ammalati. Ecco perché andavano da lui così numerosi. Gröning rimane fedele a se stesso. Per lui conta soltanto il comandamento dell'amore per il prossimo e la consapevolezza di non ascoltare gli uomini, ma solo Dio. In questo periodo, il Das Neue Blatt pubblica su Gröning un reportage a puntate. L'autore, il dottor Oast Mann, intervistando molti testimoni del tempo e facendo ricerche approfondite, si sforza di fare chiarezza su questo caso. Vuole andare sino in fondo alla questione e portare alla luce la verità. Nella sua ricerca viene a conoscenza di sensazionali successi di guarigione e sente ripetere l'affermazione di Gröning che egli sia solamente un trasformatore dell'energia divina. Bruno Gröning scrive in una lettera all'editore: «Leggo con grande interesse il suo reportage. Posso assicurare a lei e ai suoi lettori che il suo giornale è il primo a raccontare la verità in modo pienamente oggettivo. Per questa ragione vorrei ringraziarla insieme ai miei amici dal profondo del cuore. Nonostante tutte le opposizioni, continuerà a essere mio dovere aiutare i miei amici e gli altri esseri umani che ancora soffrono». Testimonianze di guarigione risalenti al 57 dimostrano che Gröning diede seguito alle sue parole. Guarigione dopo molti anni da disturbi al fegato e alla cistifellea. Guarigione da un tumore al cervello che in precedenza i medici avevano curato senza successo e che aveva causato inabilità al lavoro. Guarigione da asma bronchiale esclusivamente tramite la fede in Dio e nel bene, come descrive la persona stessa. Da ulcere gastriche e intestinali, da discopatia, eccetera. Esistono innumerevoli testimonianze di guarigioni analoghe in questo periodo. E allora? Ma... non capisco. Non si vede più niente. È come le ho detto, Gröning mi ha guarita. Dici sul serio? Sì, da quando ci sono stata non ho avuto più alcun dolore. Non è possibile. Sì, è possibile. L'importante è che sia guarita. Dottore, può mettere una firma? Sì. Allora tolgo il disturbo. Arrivederci, dottore. Arrivederci, signora. Dottore? Sì. Grazie. Ancora una volta, il pubblico ministero ricorre in appello contro la sentenza pronunciata nel luglio 57. Dal 14 al 16 gennaio 1958 inizia un nuovo processo contro Gröning. Per lui è probabilmente il momento più difficile della sua vita, poiché diventa sempre più evidente che non ci sia via d'uscita contro le macchinazioni del potere. È convinto che non si tratti più di una questione di ragione o torto, ma solo di metterlo dietro le sbarre.
viene condannato ad una pena di 5.000 marchi per aver violato la legge sulla naturopatia e inoltre dichiarato colpevole di omicidio colposo nel caso Kufus e condannato a 8 mesi di reclusione con la condizionale. Era così indignato che disse con grande tristezza: su questa terra, se una persona fa del bene, viene punita. Ecco come va. Aveva una grande fiducia in mio padre. Erano quasi amici. Ricordo che una volta era così dispiaciuto per tutto ciò che gli disse. Mi piacerebbe vivere in una capanna nei boschi. Il suo desiderio era davvero quello di ritirarsi come un animale ferito. Fu un anno molto brutto per lui. Era molto malato, cosa che all'inizio non sapevamo. E stava perdendo peso. Non aveva un bell'aspetto. Aveva dolori in tutto il corpo, ma non voleva parlarne. Diceva solo: deve essere così. Non era triste, era del tutto normale. Rideva anche, ma si notava, almeno io notavo, che non era più quello di prima. Solo le persone che non lo conoscevano, che andavano da lui, non se ne accorgevano. Aspettavano soltanto di ricevere la guarigione perché si diceva: se vai da lui, guarirai anche senza che faccia niente. E le persone speravano solo per se stesse. Non si rendevano conto di come stesse lui. Ma io invece lo sapevo. Sì, fu difficile. L'ultima volta che vidi il signor Gröning, mi disse che faceva molta fatica a dormire durante la notte. Alle volte, di notte, aveva un dolore talmente forte e terribile che gli sembrava di essere trafitto da delle spade o qualcosa di simile. Quindi era molto difficile da sopportare. Non diceva che il dolore era insopportabile, bensì che era difficile da sopportare. Quando Bruno Gröning venne l'ultima volta a Klagenfurt, ebbi la fortuna e l'occasione di sedermi accanto a lui. E all'improvviso disse, si piegò un pochino in avanti e disse: «Oh Maria, ho un dolore talmente forte». E io dissi: «Mio Dio, e perché?». E allora lui mi disse: «No, è già passato». Ma sembrava invece che stesse ancora molto male ed era anche molto serio e triste. Nell'agosto del 58 ebbi la possibilità di andare a Lourdes con Bruno Gröning. Aveva un brutto aspetto, smunto. Mangiava poco. Beh, mio Dio, questo lo aveva sempre fatto. Ma notai che chiedeva a sua moglie di andare alla sorgente a prendere l'acqua di Lourdes. E poi la usava per se stesso. E questo mi colpì molto. Perché una cosa del genere era necessaria proprio per lui? Gröning è anche amaramente deluso dalla Lega Gröning. Non aveva ricevuto il sostegno che si sarebbe aspettato. Le limitazioni della burocrazia e la mancanza di impegno, diceva, lo avevano ferito profondamente. Tra l'altro, si sentiva abbandonato ai processi, soprattutto in termini di finanziamenti. Persino le azioni contro la stampa erano state abbandonate. Al posto della Lega Gröning, nel 58 viene fondata l'Associazione per il Sostegno della Vita su base mentale, spirituale e naturale. Il nome di Gröning non compare più perché, come dice lui, è come il drappo rosso per i tori. Quando il difensore di Bruno Gröning, l'avvocato Grasmüller, richiede la revisione della sentenza del gennaio del 58, il pubblico ministero si pronuncia nuovamente. Ad ogni modo è stato commesso un errore nel comminare una pena detentiva
con la condizionale. La medesima Camera Penale dubita che l'imputato, per effetto della sospensione, condurrà poi una vita ordinata e nella legalità. Ha scritto? La sua personalità, la sua vita e la schiera di seguaci che lo circonda, che si fida ciecamente di lui e il cui ingente sostegno economico gli garantisce una vita agiata, fanno pensare che continuerà ad esercitare le arti curative occultamente. La gravità del reato, l'irresponsabilità e l'insensibilità dell'imputato avrebbero dovuto indicare al tribunale di comminare una pena detentiva senza condizionale per motivi di ammonizione ed espiazione e per soddisfare la madre ancora in vita della deceduta Kung-Fus. Finito. Diceva, mi stringono la gola in modo che io non possa più guarire. E poco prima della sua morte disse anche che bruciava internamente perché non poteva più guarire. Secondo Bruno Gröning, il suo collo fortemente ingrossato non ha nulla a che fare con una malattia. Diceva che quel gozzo non era un gozzo come quello che avevano altre persone, cioè una malattia. Aveva aiutato tante persone che avevano il gozzo. Gli bastava alzare la mano, così, e il gozzo era sparito. Invece lui diceva, non faccio assolutamente niente contro il mio collo. Questo è così e rimane così, perché l'energia entra in questo collo. La forza è qui e resta qui sino alla mia morte. Ho avuto la fortuna di essere presente quando il signor Stern Eda, il poeta, chiese al signor Gröning: signor Gröning, cosa dice del suo gozzo? Si raccontano cose strane. Qual è la verità? E Bruno Gröning glielo spiegò in questo modo. Quando posso operare su migliaia di persone, allora il mio collo diventa molto grosso e si estende sin sul petto. Questo vuol dire che io non ho nessun gozzo, ho solamente una ghiandola e mi sento molto, molto bene. Quando posso operare solo con centinaia di persone, allora la ghiandola si rimpicciolisce e io mi sento ancora bene. Quando ho pochi amici davanti a me, la ghiandola diventa molto piccola e allora non mi sento molto bene. E quando mi sarà completamente vietato di operare, allora brucerò internamente. Nel tardo autunno del 58, Bruno Gröning si reca a Parigi insieme a sua moglie Josette. È lei a insistere per fare questo viaggio, perché le condizioni di salute del marito peggiorano visibilmente. Si recano dal dottor Grabon, buon amico e oncologo. Sulla base delle radiografie, a Gröning viene diagnosticato un cancro allo stomaco in stadio avanzato. Il dottor Grabon vuole operare immediatamente, ma Gröning insiste per tornare a casa un'altra volta, nonostante il parere fortemente contrario dei medici. Nella sua casa a Plochingen, il 4 dicembre del 58, registra un nastro per tutte le comunità, poiché non potrà essere presente alle celebrazioni natalizie, come promesso. Gröning adopera quest'ultimo documento sonoro ufficiale per lanciare un forte appello al ritorno a Dio. Wie weit ist die Menschheit abgegangen von dem Weg, der uns, der alle Menschen zu Gott führt? Wer das göttliche will, muss sich Gott nähern. Und er muss wirklich den Weg gehen, den Gott für uns alle, für jeden bestimmt hat. Natürlich dürfen sie nicht mehr dem Bösen verfallen, natürlich dürfen sie sich dem Bösen nicht mehr hingeben.
Daher rufe ich Sie auf zur großen Umkehr. Gröning torna a Parigi poco tempo dopo. Su consiglio del dottor Grabon, si reca presso la clinica privata del dottor Bélanger, uno stimato specialista in chirurgia oncologica nella Rue Henner. Dissero, è una persona molto speciale. Persone come lui sono rare. Non si esalta e non si arricchisce. Rimane umile e continua ad aiutare ovunque ne abbia la possibilità, senza dire io guarisco. Lo ammiravano. Un altro avrebbe fatto un sacco di soldi da tutto questo. Ai ai, ma lui no. E rimasero suoi amici sino alla fine. Bruno Gröning viene operato l'8 dicembre 1958, ma le sue condizioni sono peggiori del previsto. I dottori Bélanger e Grabon sono scioccati. Il dottor Bélanger mi disse: è come se il suo corpo fosse completamente bruciato. Ecco, era come bruciato all'interno. Di sicuro soffriva molto, però non si lamentava mai. No. Gröning aveva già accennato a sua moglie prima dell'operazione. È molto peggio di quel che mostrano le radiografie. Lo so cosa ho, ma nessuno può aiutarmi. Disse letteralmente: le persone non sanno proprio come mi stanno combattendo. Non sanno quale grazia abbiano nell'avermi. E adesso, fra poco, non mi avranno più. Il signor Louis Emmerich, amico da tempo di Gröning, nel suo libro Il Sesto Senso, scrive di un'esperienza vissuta nel 1956. Una volta, dopo il caffè, eravamo seduti da soli e parlavamo di cose future, quando all'improvviso mi confessò: non vivrò ancora a lungo, solo qualche anno ancora, morirò nel 1959. Cercai di fargli cambiare idea, ma rimasi profondamente colpito dalla serietà con cui continuò a ribadire che sarebbe morto nel 59. Sì, c'erano circa 10-12 persone che sedevano in cerchio così. Le sedie e le poltrone erano state posizionate così. Bruno Gröning sedeva qui e parlava come al solito. Non si discuteva, non ha mai discusso. Bensì parlava e si aspettava che noi lo ascoltassimo, cosa che stavamo facendo tutti. E poi disse, dopo una breve pausa: non potrò stare ancora a lungo con voi, però ricordatevi che potrò sempre continuare ad aiutarvi. Con questo smise di parlare e nella stanza scese un silenzio di tomba. Eravamo in questa stanza e riesco a ricordare di aver provato la sensazione di stare in una chiesa. Era un momento così solenne che nessuno voleva dire nulla. Tutti avemmo questa sensazione. Naturalmente, più tardi ne discussi con mio marito. Sì, mi disse, è quello che ho provato anch'io. Fu una sorta di addio e allo stesso tempo una sorta di consolazione. E poi disse le parole più importanti. Tutte le persone devono morire e anche io morirò. Il mio corpo sarà deposto nella terra, ma io non sarò morto. E quando qualcuno mi chiamerà, io arriverò e continuerò ad aiutare. E quando giungerà quel momento, allora ognuno potrà ricevere aiuto e guarigione da solo. Il 22 gennaio del 59, la revisione del processo viene sottoposta alla Corte d'Appello di Monaco di Baviera. Gröning vuole impugnare la sentenza del gennaio del 58, che equivale a un divieto a guarire. Si richiama il processo penale contro il signor Bruno Gröning per il reato di esercizio abusivo della medicina e omicidio colposo, contro cui l'imputato promuove istanza di revisione avversa alla sentenza del Tribunale di Monaco del 16/2/1958. Gröning non può più essere presente al processo. Con una delega in sostituzione dell'avvocato Grassmüller.
Esattamente nello stesso momento a Parigi, Gröning subisce un intervento chirurgico d'urgenza a causa di un'occlusione intestinale. Il dottor Bélanger si presenta scioccato a Josette Gröning. La distruzione nel corpo di Bruno è spaventosa. È completamente bruciato all'interno. Come abbia potuto vivere così a lungo per me è un mistero. Ormai la fine è vicina. Anche io ero consapevole che non ci fosse più niente da fare, perché il corpo è il corpo. E anche i medici, che gli volevano bene, lo sapevano. Il professor Bélanger e il dottor Grabon, che erano nostri amici, mi dissero: «Non c'è più niente da fare. Si faccia forza, la fine è vicina». E io dissi: «Sì, lo so, lo vedo bene». «Sì», mi disse lui, «ormai non c'è più niente da fare». Rimasi ad aspettare finché arrivò la fine. Sì. Sì. Fu un momento molto difficile. Gröning muore a Parigi il 26 gennaio 1959 alle 13:46. Egli stesso aveva detto più volte che la sua ora più felice sarebbe stata quella in cui avrebbe finalmente lasciato il corpo per tornare alla casa del padre. Il dottor Bélanger disse a Josette Gröning con le lacrime agli occhi: «Queste persone benedette da Dio hanno un cammino difficile sulla terra. La loro tragedia è quella di non poter aiutare se stessi dopo aver aiutato migliaia di persone. Bruno Gröning era un superuomo. Era sulla strada di Cristo». Il fenomeno Gröning sembra finito. Sul certificato di morte si dichiara che è morto di cancro. Ma il dottor Bélanger descrive le condizioni del defunto anche come un'ustione interna, totale. Una causa di morte che lo stesso Gröning aveva previsto se gli fosse stato ancora proibito di praticare guarigioni. Ma aveva detto anche: «Non si può fermare. In tutto il mondo le guarigioni continueranno ad avvenire. Per chiunque mi chiamerà, io sarò lì e continuerò ad aiutare, secondo la volontà di Dio». Il professor Homan, studioso del soprannaturale, disse una volta di lui: «Ogni volta che l'ordine divino non è più al centro dell'esistenza umana, esattamente come oggi, appaiono uomini benedetti da Dio che invitano alla riflessione e a ritornare all'Onnipotente. Il signor Gröning è una di queste apparizioni eccezionali. Le generazioni a venire si occuperanno di lui e della sua opera». Ich glaube Ihnen jetzt das Wichtigste mit auf den Weg gegeben zu haben, indem ich Ihnen wirklich alles Liebe, alles Gott Erdenkliche von ganzem Herzen wünsche. Glauben Sie nur, dass ich weiter nichts als nur Ihr Helfer bin. Glauben Sie, meine lieben Freunde, dass ich weiter nichts als nur ein Diener Gottes bin, was auch Sie sein können, wenn Sie es nur wollen. Wenn Sie es nur tun. Und glauben Sie, meine lieben Freunde, dass ich doch weiter nichts als nur ein Werkzeug Gottes bin, was auch Sie in Wirklichkeit in Wahrheit sind, woran Sie nur noch nicht glauben können. Nun, liebe Freunde, liebet das Leben, Gott. Gott ist überall.